un caloroso benvenuto, mi trovo nella sede storica, la mitica sede di 9.000 Gira Milano con Luca. Ciao Luca. Ciao Frank. Grazie per averci aperto le porte della no. tua bottega, lo dico con il massimo del rispetto, come sai, bottega no, no, per me bottega è, per chi me chi è il me assolutamente il senso di un'agenda certo, vera. Certo, 32 anni, è nata da bottega e poi dopo pian pianino. Sei pianissimo. vecchio. È vecchio. <ride> Senti, hai preparato qua un sacco di cose, per cui... Sì. Ti prego di eh, introdurci l'argomento sì. e io ti seguo, ti ascolto con le orecchie super spalancate. Sì, allora mh, faccio un po' le, le, riferimento a delle altre puntate che abbiamo girato qua dove abbiamo fatto un po' il punto della situazione, sulla prima volta mi sembra, sull'impianto frenante, ne abbiamo fatta una sul, eh, sull'assetto, ne abbiamo fatta una in generale, abbiamo fatto il punto della situazione, mi ricordo, sul, sul discorso delle elaborazioni, come sono cambiate, come si sono, sono modificate nel corso degli anni, io ne farei una sul discorso motore, anche se poi effettivamente tutte le volte che giriamo i filmati a, a pezzi comunque eh, vengono fuori però facciamo eh, per, per dovizia di informazione ne facciamo una che comprende un po' tutto quello che normalmente noi facciamo poi è chiaro che eh, ripeto questa è una, una piccola parte mh, del, di quello che si può fare sul motore poi chiaramente ci sono anche cose molto più complesse anche più grandi volu voluminose chiaro, chiaro, che è chiaro. impossibile eh, eh, mostrare adesso io direi come ho già detto appunto altre volte il discorso motore tutte le volte che ci chiedono eh, perché la, 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 la domanda eh, principale è sempre quella di avere una potenza maggiore quindi la richiesta principale è sempre quella del motore l'italiano vuole avere ma anche l'inglese secondo me è abbastanza Quello, ma l'italiano la, 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 la classica domanda rumore e, e Motore, poi Metone, dopo. Così Luca, no? Sì, sì, no. no non gridarci, no, perché non sono No, no, no. no Ma no, è donna, poi guarda no. due belle tette, no? <ride> esatto, no? Eh, cioè, esatto. Sono, mi trovi perfettamente. Schiena, neanche eh. la roba lì, dai. Mi no? trovi perfettamente d'accordo. Per cui, diciamo che questo ormai cioè, nel corso degli anni. Abbiamo sì, abbiamo. Si sono modificate, poi la, 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 la tecnica, la tecnologia, l'elettronica si, si è modificata nel corso degli anni. Faccio riferimento, prendiamo eh, l'esempio delle centraline elettroniche, qua ho messo appunto un paio di, eh, di centraline, eh, questa qua aperta, tantissimi anni fa, mi ricordo quando avevamo iniziato, che era l'epoca delle, delle uno Turbo, tanto per intenderci, non c'era la possibilità di entrare, in centralina tramite senza smontarla tramite la, la presa OBD. adesso fai tutto quasi tutto, non è proprio così. Però, diciamo qua l'85-90% delle mappature seriali le fai attaccando la, la presa di diagnosi, alla presa OBD, scarichi il programma originale, lo modifichi, lo ricarichi e non tocchi la centralina. Questo anzitutto è molto più comodo e molto più sicuro, mentre mi ricordo ai tempi lì, l'unica soluzione era quella di smontare la centralina, aprirla, io so qua, Chiaramente la EPROM, so eh, queste qua però c'erano delle EPROM a 36 piedini: dei rettangolini a 36 piedini. Dovevi dissaldare con una pazienza certosina tutti i piedini, stando attento a non fare, a, deve, deve essere veramente bravo a fare questo. Montavi la EPROM su una basetta con la quale riuscivi a eh, scaricare e a caricare il programma nuovo. Dopodiché, dovevi risaldare i 36 piedini, sperando in Dio di non fare delle, delle false saldature o di fare dei, dei, dei pasticci. Quindi. Eh, L'epoca delle, delle modifiche elettroniche subito dopo l'epoca dei carburatori è nata così in sostanza. Mm -hmm. Poi la tecnologia si è evoluta, le case ovviamente hanno mh, sviluppato delle, 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 ehm, diciamo, de, delle, dei componenti elettronici molto più sofisticati che gestiscono molte più funzioni, ovviamente. Quindi eh, dandoci anche la possibilità mh, con maggior sicurezza e maggiore tranquillità nel lavoro che noi facciamo di poter appunto agire totalmente da remoto, nel senso con un computer tu scarichi, carichi e, e assolutamente hai quel tipo di, di, di soluzione. Eh, quindi partiamo sempre dal discorso elettronico, diciamo che la, la, la parte potenza in termini come prestazioni, eh, fatto 100 quello che tu vuoi fare fra elettronica, aspirazione, scarico o mh, altre parti complementari, e, e, e il cuore è sempre la parte elettronica. Cioè, mh, Diciamo che una volta, soprattutto su macchine turbo, una volta che hai toccato la parte elettronica, hai già fatto l'80% di quello che è il risultato. Poi puoi andare ad affinare a seconda degli step che ti chiedono con componenti meccanici. E via via sempre più sofisticati e purtroppo via via sempre più costosi, però su una, una, una vettura turbo diesel di media cilindrata, prendiamo non so, una, una Golf turbo diesel, un, un 2000 eh, JTD: tanto per intenderci. fai una mappa adeguata, i tuoi 32-35 cavalli con 40-45 nm di coppia li recuperi. In maniera molto semplice e senza neanche far spendere un'esagerazione al cliente. Se io dovessi fare lo stesso, cioè andare a guadagnare altri 30-35 cavalli con altri componenti, lì si apre un mondo molto più delicato, molto più complesso e ovviamente, più vai avanti e più oneroso. È, è più oneroso anche, e questo, questo è evidente. Okay. L'alternativa al discorso, visto che stiamo parlando delle centraline, l'alternativa alle mappature seriali è questo sistema che abbiamo già fatto vedere tantissime volte ehm, con una centralina esterna che noi possiamo tiriamo fuori da qua che magari si vede meglio che noi possiamo riprogrammare con lo stesso software della seriale e montare in parallelo sulla centralina originale quindi gestisce gli stessi parametri della centralina principale quindi garantiamo lo stesso risultato di una mappatura via seriale con l'enorme vantaggio che soprattutto su macchine in garanzia, poi qui a Milano cioè, ultimamente ho notato, mm, soprattutto in questi ultimi due o tre anni, un sacco di clienti che hanno adottato il sistema di acquisto della macchina con leasing a medio lungo termine, sì. riscaccio, no, certo, è, è proprio cambiato il mercato, chiaro. quindi anche noi o ci adeguiamo, mm. quindi, ovviamente con tutte le, le, le manutenzioni già eh, fissate nel contratto, programmate, per cui sai mh, il problema è che se tu fai una, una seriale va benissimo, su macchina fuori garanzia, anzi tu, il cliente spende un pochino meno perché non c'è cioè tutta la parte dei cablaggi e mm -hmm. della centralina, il problema è che se tu hai una manutenzione cioè porti la macchina in concessionario per un qualunque tipo di problema, verosimilmente se ne accorgono. Cioè non è molto difficile che se ne accorgono, questo è ben chiaro. Eh, e normalmente da quello che mi risulta, ma non penso di sbagliarmi, nel momento in cui si accorgono, la prima cosa che ti dicono è la garanzia decade. La garanzia, decade la garanzia mm -hmm. soprattutto sulla parte elettronica, cioè, tu puoi. Fare alcune cose, montare cioè, lo scarico, anche la molla, eh, il filtrino dell'aria, questo diciamo è, è, è gli ammortizzatori. Quello che vuoi, su questo non ho mai sentito, veramente in tutti questi anni, non ho mai sentito mh, problemi eh, che, che i concessionari hanno, hanno, hanno contestato ai clienti. Sulla parte elettronica abbiamo avuto, cioè, lo so per certo, e anche i nostri clienti che magari non, non si sono si erano dimenticati di aver fatto la mappa vanno in concessionario con un problema di garanzia hanno avuto dei problemi. Quindi, diciamo, se, la prima cosa che facciamo è. Dare le due alternative al cliente, innanzitutto ascoltare quello che è la richiesta del cliente. Se la macchina è molto recente, ancora in garanzia. Li, li stradiamo su questo sistema qua. Tanto ripeto, i risultati sono gli stessi: la differenza di prezzo sarà una differenza di 100 euro, 80-100 euro. Nell'ottica generale è abbastanza insignificante la tranquillità, la sicurezza di poter gestire in autonomia il fatto di poterla staccare/attaccare. Secondo me è impagabile, vale molto di più che certo, 100 euro in più. Giusto, giusto. Questo. Questo, questo è un altro, accessorio, è molto è un altro accessorio molto carino, lo stiamo adottando tantissimo, diciamo che è complementare al discorso della Cente, cioè con questo sistema andiamo a toccare coppia potenza e ovviamente anticipando il valore di coppia i consumi diminuiscono leggermente. Questo invece non tocca la parte... C'è cioè, no, pedal booster? Si chiama pedal booster, esatto, non incrementi i cavalli, ma va a lavorare solo sulla risposta del pedale acceleratore, cioè nel momento in cui uno schiaccia sul pedale, normalmente tutte le macchine recenti hanno una sorta di, di buco, ma è, è programmato così dalla, dalla casa, non è che una macchina è peggio dell'altra, cioè, eh, le case programmano l'apertura della farfalla con un ritardo che, che cambia a seconda del, 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 del modello di macchina. Questo per questioni commerciali, per questioni che le macchine stesse vanno in mano a una persona, al giovane rampante, piuttosto che alla persona un pochino più datata e quindi se la reattività è troppo eccessiva sulla persona che non è proprio attentissima come riflessi, potrebbe avere dei problemi. Con questo sistema qui il cliente può gestire tramite un telecomandino che ho dimenticato di mettere sul bancone. Si questa è la parte elettronica, a questa qua si collega questo telecomandino ehm, che eh, ha quattro selezioni diverse. Quindi, a seconda che uno parta dal siti e arrivare al plus, accorcia sempre di più il tempo di risposta. In, in sostanza, partiamo dal siti che accorcerà del 20%, qua con il plus andiamo a dimezzare. Il tempo di sé, sto estremizzando, sono frazioni di secondo, non sono, sì, però sono, sì, sì. diciamo che una frazione di secondo quando uno guida ha bisogno di avere la macchina in quel momento sembrano decine di secondi. Sì. Andare a dimezzare il, il, il mezzo secondo per lì, portarlo a due decimi e mezzo cambia radicalmente sì, la, sì, la, sì. La, la, la guida della macchina, la macchina rimane i giri non scendono così tanto, quindi soprattutto su macchine aspirate, dove diciamo chiaramente la, un, fare un'elettronica su un aspirato. <coughs> A livello di prestazioni, si, sì, si linearizza la curva di coppia soprattutto su macchine molto recenti che sono carburate per ottemperare a, alle normative Euro 6, Euro 6b sono carburate in maniera particolare per cui le prestazioni si possono migliorare però si sta sempre parlando di, di incrementi abbastanza modesti, detta molto onestamente stanno sempre dentro i 10 cavalli, cavalli mm. reali eh? cioè, quindi a volte, il, dico, lo dico contro il mio interesse, dico il gioco forse non vale la candela perché il costo è più o meno uguale, cioè per certo. me fare un'elettronica un dove le, la macchina guadagna 35 cavalli o farne un, una di un aspirato dove guadagna 4 5, il tempo di lavorazione è sempre lo stesso, il costo è più o meno uguale, a quel punto dico al cliente "Guarda io non, piuttosto alloccherei mm -hmm. i, i soldi in maniera più proficua fra l'altro spendi meno nel senso che questo sistema qua con meno di 300 euro lo si monta eh, e lì hai un soprattutto su macchine aspirate hai una differenza nettissima cioè il cliente proprio mi chiama in questa macchina mi hai dato sicuramente che, io dico no guarda cavalli in più non te li ho dati perché non agisco sulla eh, parte di gestione è elettronica effetto, è, vero? è un effetto che lo gratifica per cui spendi una cifra relativamente contenuta e hai una gratificazione del cliente che se rimane soddisfatto poi certo, mh, certo. per noi l'importante è che il cliente rimanga soddisfatto, che poi faccia il filtino dell'aria da 50 euro o una mega lavorazione da migliaia di euro, l'importante è che rimanga soddisfatto. Quindi tante volte quello che dico sempre, mh, ogni tanto mi guardo e dico ma no perché mi sconsigli di fare questa cosa? Perché sulla base della nostra esperienza dico: guarda, secondo me se io fossi nei ti tuoi panni. Ti do il commento tue... giusto, ma non perché non te lo voglio fare o non sono capace, perché secondo il mio giudizio se ti faccio spendere questi soldi perché voglio avere. Cioè, voglio essere sicuro che tu sia soddisfatto okay. viceversa farei un lavoro totalmente diverso solo con un'ottica commerciale e questo secondo me in questo settore qua non, non va bene non paga Perfetto. Okay. quindi questa è la parte elettronica okay. che appunto è il cuore delle, delle richieste delle che ci fanno poi eh, io direi, li due, sempre sì. andiamo per step, diciamo lo step 1 riguarda appunto elettronica, aspirazione, che riguarda appunto la modifica, la sostituzione del filtro, anche in questo caso ci sono due o tre tipi diversi, nel senso io consiglio sempre di andare sulla soluzione più semplice, più veloce, che riguarda la sostituzione della cartuccia. Del filtro aereo originale che, normalmente è in cartone, con una cartuccia delle stesse dimensioni, però fatta con un cotone lavabile. Il, il, diciamo che la volumetria dell della, della, della scatola di aspirazione non cambia, è già stata tarata in maniera ottimale dalla casa, ovviamente vai a migliorare leggermente il rapporto stechiometrico. Il motore respira meglio, non hai problematiche e lì andiamo bene. Poi ci sono, in alcuni casi, dipende sempre dalla tipologia di macchina, possiamo eliminare completamente la scatola filtro, quindi viene messo sempre un filtro, però a questo punto libero, cioè adesso che quando ho una scatola di aspirazione, verrebbe eliminata la scatoletta all'interno della quale c'è il filtro e verrebbe messo un condotto di aspirazione, un tubo normalmente, sul quale alla fine viene montato un filtro. Qui dipende dalle, dalle scuole di pensiero. Io sono sempre ehm, propenso a, alla soluzione diciamo, eh, più, più, più classica, che è quella di istituire solo la cartuccia. Ovviamente ci sono alcuni ragazzi che andando a montare questo sistema vogliono avere anche il rumore dell'aspirazione, cosa che in questo caso non senti. Dal mio punto di vista, montare quei filtri lì, soprattutto sulle macchine molto recenti, andava bene quando c'erano i vecchi Peugeot, la Clio mm. Williams, le, le, il Peugeot 106, le, sì? le, le Punto sì. Le 1. Lì andava grossomodo bene. Qui con macchine molto, come dire, fitte di elettronica, eh, andare a montare sistemi di quel genere io sono un po', un po' contrario perché è molto difficile siccome non hai un catalogo do, o c'è un kit di aspirazione specifico allora in questo caso tipo kn hanno sviluppato dei kit di aspirazione non per tutte le macchine mh, però sono stati testati sulla macchina e allora lì hai il, quello che, che cambia cioè che quella, la parte importante è la volumetria del filtro e la dimensione e la lunghezza del condotto di aspirazione che uno non si può inventare perché non ti puoi certo, mettere lì a fare il calcolo. sono degli studi come che. come lo non... scarico immagino esatto no? che io non mi posso mettere lì a fare e mm. inventare, allora, devi, devi avvalerti del, della, della, di qualche dita che lo ha fatto già da un punto di vista tecnico. Quello che possiamo montare noi è un'approssimazione: diciamo ok, dato il motore, un filtro d'aspirazione può avere determinate dimensioni, ma non riuscirò mai a trovare la giusta calibrazione. cioè O è troppo o è troppo poco. E quindi sì, avrà il rumorino quello che vuoi, però un ambito di miglioramento montando questa roba qui ce l'hai. Quindi normalmente mm. io dico. Se, se il cliente è d'accordo di stare su una roba di questo okay. genere. Questo giusto per far vedere le due alternative. Giusto, perfetto. Quindi aspirazione l'abbiamo fatta e eh, direi che lo step 1 sostanzialmente poi può esserci la macchina benzina con delle candele particolari, un candele al platino o all'iridio, ma direi che lo step 1 sostanzialmente è questo. Lo step successivo, abbiamo dimenticato lo scarico qua non avevo lo spazio per metterlo, perché ovviamente c'è tutta la parte dello scarico, lì non mi dilungherei, però mm. comunque anche lo scarico completa, cioè quindi hai... Elettronica, aspirazione e scarico. Lo scarico, scarico, scarico poi è composto da, da tante parti: centrale, e terminale, e la parte viceversa, più um, come dire eh, tecnicamente più evoluta che è la parte che eh, contiene il catalizzatore. Si chiama downpipe, pipe, questo è un catalizzatore non è proprio un downpipe, è appena sotto il downpipe. Allora, quando noi andiamo a proporre uno step successivo, quindi dallo step 1 eh, o stage 1 che dir si voglia, passiamo allo stage 2. Ovviamente entrano in gioco, a, questa è sempre la base. A questa base si aggiungono determinati altri lavori. Allora, quelli che normalmente ci chiedono, ne stiamo facendo veramente tanti eh, ultimamente perché vediamo che hanno un ottimo risultato e non, non sono eccessivamente invasivi. Cioè, non andiamo ad aprire il cuore del motore come si faceva una volta, tiravi giù la testa, lucidavi i condotti, anche quelle cose lì ormai. Sui motori di ultimissima generazione, che sono tutti uguali, cioè, una volta i motori di 50 anni fa avevi delle discrepanze fra un motore e l'altro notevoli, dipendeva dai materiali, dipendeva da come il, no. chi era al rimontare non così. avevi delle macchine a controllo numerico dove la discrepanza è dello 0,5%? sono tutti uguali quindi non c'è da dire aspetto che eh, lucido i condotti per abbiamo cui ho un miglioramento lucide, no, eh, sì. ok. Quindi quella parte di lavorazione lì ormai è praticamente scomparsa. Quello che invece stiamo facendo e stiamo facendo in maniera molto interessante a livello di prestazioni è lavorare sulla parte elettronica. Ovviamente parliamo di macchine turbo, in questo caso, questo è un cliente svizzero che ci ha portato. Un sistema biturbo, queste sono due turbine, va montato su un, un, un transporter della Volkswagen, che poi ci porterà poi a mappare. Ecco, eh, qui abbiamo diversi tipi, ne abbiamo spesso viste anche nelle puntate precedenti, diverse soluzioni che partono sempre da una base che è la revisione del componente quindi in questo caso sono due turbine, la, la singola turbina viene smontata, revisionata completamente e portata a nuovo, cambiando i componenti interni, il coreastico è la parte qua dentro, dove c'è l'alberino, le giranti, le guarnizioni e quant'altro. E questo diciamo che è la base, la macchina ritorna, cioè la, la turbina ritorna perfettamente in efficienza, su una macchina turbo la turbina è il cuore, cioè quella che è il componente che è, Stressato, più stressato, più come dire eh, che si potrebbe rovinare prima, cioè è difficile che eh, perda compressione un pistone, è più facile che mh, perda pressione la turbina perché per una serie di motivi è stato sbagliato l'olio piuttosto che in qualunque altro tipo non è stata fatta raffreddare in maniera eh, ottimale, quello che vuoi. Quindi il componente più delicato è questo, che già il fatto di portarla in piena efficienza e ritornare alla, mh, alla, alla alle prestazioni della turbina nuova già quello è il primo step poi abbiamo, proponiamo due soluzioni eh, in aggiunta la prima è quella di cambiare come l'abbiamo visto più volte di cambiare il materiale delle giranti cioè le giranti di serie sono fatte in un materiale come questo che è un materiale mh, resistente ma mh, abbastanza pesante con l'utilizzo di materiali più evoluti si chiama avionale è un materiale ancora più resistente di questo ma molto più leggero quindi tu hai due, due vantaggi uno adesso qua purtroppo non si vede perché si mette proprio la telecamera dentro la il numero e la conformazione delle pale già quello cambia Due è proprio, adesso qua purtroppo non, non riesco a farvelo vedere, è proprio la, la, il tipo di materiale. Quindi essendo più leggero, più leggero è, meno inerzia ha, ovviamente. Uno per una questione di rotazione, di come prendono le, le, la pressione le pale, ma soprattutto appena prendono pressione iniziano a girare molto più velocemente. Senza andare a toccare la volumetria del carter di aspirazione la macchina già cambia radicalmente. Quindi questo step qua è uno step, come dico io, interessante mh, perché non si va neanche a ritoccare, cioè, Tante volte ci portano i clienti, ci portano macchine che sono già state mappate o da noi o da altri. Con questo sistema qua non devono di nuovo riprendere in mano la parte elettronica per andarla adeguare ai nuovi, alla nuova volumetria del turbo. L'elettronica che hanno va bene, puoi farlo anche tranquillamente su un'elettronica di serie, quindi non hai bisogno di rimapparlo. E questo diciamo che è un sistema che adottiamo spesso e volentieri. Lo step successivo, che poi è quello che ci ha chiesto ad esempio questo cliente, è quello di andare a lavorare i carter, cioè... Partiamo sempre dal, dal concetto che noi non sostituiamo le turbine, salvo rarissimi casi tipo nelle, mh, dove, proprio, do, dove sei già al limite di base. Tipo, non so, le turbine della, eh, delle, delle 500 Abat, le IHI sono talmente piccole, lavorarle non porti a casa nulla. In quel caso, quella, metti, metti una Garrett e già salti di categoria. Però sono rari quei casi. Di solito prendiamo la turbina del cliente che va benissimo, è perfetta come agganci, aspirazione. Qui non hai da tribolare se per caso non ti trovi poi con gli agganci dell'aspirazione dello scarico e lavoriamo questa turbina. Quindi lo step successivo è quello di eh, aprire, chiaramente, quindi sempre revisione, sempre aprire la turbina. Andare sempre che ci sia lo spazio e il materiale per poterlo fare. Qui non è detto che lo puoi fare su tutte le turbine, bisogna. Analizzarle una volta aperte se c'è la possibilità di farle o meno, ovviamente. Quindi si aprono, se c'è lo spazio e si alesa il cartello di aspirazione e nel caso anche il cartel, la soluzione più estrema è, è fare aspirazione e scarico. Se no si fa anche solo l'aspirazione. Si ehm, monta una girante più grande. Quindi, facciamo l'esempio: questo non è proprio questo il caso e non è la differenza così. Però sostanzialmente passiamo da una girante di questo tipo a una girante di questo tipo. Ovviamente. Modificando anche il tipo di, di, di palette e quant'altro, è chiaro che la pressione che io ho sviluppata dal turbo. Cambia radicalmente. In questo caso, ovviamente, gioco forza. Sono costretto poi. Per, per valorizzare il lavoro che noi facciamo, sono costretto a ritornare in elettronica e a fare un'elettronica con dei valori diversi, perché se no parte del, del, avrei un turbolag che non, non viene compensato. Quindi devo avere un maggior volume, ma lo devo poi gestire elettronicamente per avere una maggior pressione che viene comandata sempre da un punto di vista elettronico, in maniera tale che la macchina, quando entra in coppia, spinge in maniera molto più consistente. E questo appunto è il, il, il punto estremo, cioè oltre il quale non, non andiamo. Ecco, in questo secondo punto noi consigliamo, cioè se uno mi chiede di fare una modifica di questo genere, che è il punto di arrivo finale sulla turbina, io consiglio sempre di andare a, a prendere in considerazione anche il, una parte fondamentale dello scarico che è, riguarda il catalizzatore. Cioè, il catalizzatore, nella prima parte, cioè nella prima parte dello scarico, cioè quello che si chiama downpipe o tubo-turbina, chiamiamolo come vogliamo, è quel, quel pezzo di scarico che viene flangiato sul turbo e Prosegue e subito dopo, in maniera veramente molto molto diretta, il, il, il primo pezzo c'è un catalizzatore che normalmente è, dipende dal tipo di macchina, 400, 500, 300 raro, diciamo 400-500 celle, significa che sono 500 fori per centimetro quadrato, eh, più fori, cioè, diciamo, più è, quindi hai una densità molto, eh, molto fitta. Eh, quindi questo cosa comporta? Che se io vado a fare un lavoro di questo genere ovviamente maggioro il cart vado a tirare di più le pressioni, ovviamente la turbina girerà un numero di ergie, le giranti avranno una rotazione molto maggiore, questo comporterà un, un innalzamento della temperatura dei gas di scarico, se io ho un tappo subito dopo il turbo in quel pezzo, famoso downpipe che dicevamo, aumento troppo le temperature e potrei mandare in crisi perché poi chiaramente il calore ritorna indietro, manda in crisi le bronzine o, o le, i cuscinetti sui quali girano le, le giranti, quindi questo non va bene. Allora, se io eh, arrivo fino a un certo punto, lo step diciamo dove cambio solamente il materiale, problemi non ne ho, posso anche lasciare il catalizzatore eh, quello di serie. Se viceversa vado a fare la soluzione più estrema, quindi modifico la girante di aspirazione, modifico la girante di scarico, poi dipende anche sempre dalla divisione, e tiro le, le pressioni tramite elettronica ho bisogno di, avere, di allargare i fori, cioè da 500 celle portarlo, a, non dico a 100 perché è troppo dopo non passano la revisione, diciamo a un 200 celle che eh, le, la catalisi riesce ancora a, a essere dentro nei parametri però sfoga molto di più. Quindi la macchina rimane catalizzata, il cliente quando sarà il momento di fare la revisione non ha problemi per cui la catalisi c'è lo stesso, ma andiamo a abbassare notevolmente la temperatura di gas. Quindi ho la sicurezza di poter garantire una pressione che poi non mi si ripercuota a livello di affidabilità sul, su, sulla turbina. Questo è un po' il concetto. Molto chiaro. Ottimo. Io altre cose. L ho ascoltato prima. come si ascolta una... una. Eh, io lo dico a tutti, nel senso per me sono cose abbastanza bene, bene, bene. Eh, normali, mm, quello che, che mi fa piacere è che tante volte i clienti come hai ascoltato tu ci ascoltano, seguono poi i nostri consigli e, e, e riusciamo a fare dei lavori in sicurezza e garantiamo dei, dei, come dire, delle buone soddisfazioni, ossia, se viceversa uno arriva qua e dice a volte ci capita, io ho fatto brigato, io so tutto, lo ascolti, cerchi di di, 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 di stradarlo sulla strada, sulla strada corretta a volte ci riesce, a volte non sì. ci riesce dipende sempre, cioè in Italia eh, sono tutti allenatori di calcio Presidente del Consiglio eh no, eh, Presidente della Repubblica eh no. eh, L'importante piloti. Piloti. piloti, sì sì sì, sì. <ride> l'importante secondo me, come dico eh. sempre in questo settore qua vale tantissimo la, la, affidarsi alla competenza di, 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 di qualcuno che da tanti anni ne, ne, poi ci sono anche le posti che magari lavorano meglio, ne, però insomma, insomma 32 anni o 33, per di lavoro sul gruppone qualche cosa avremmo pure imparato assolutamente solo. sì ragazzi ne approfitto per farvi vedere il sito qui trovate tutto il lavoro di 9000 giri tutto quello che vi serve per qualsiasi informazione Luca sì. è sempre eh, disponibile per eh, darvi i consigli di cui avete bisogno esatto ok io sono sempre qua grazie Luca grazie giri, alla prossima ciao grazie ciao ciao